53 nuovi manufatti dell'era romana sono riemersi dalle acque del Golfo di Grado e della Laguna, sulle rotte che incrociavano il Golfo di Trieste, toccando quello che era il porto di riferimento di Aquileia. Frammenti di storia risalenti ai primi secoli d.C., recuperati grazie a 5 subacquei del nucleo dei Carabinieri di Genova, che hanno collaborato con il nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine, la sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo Friulano. Sono state verificate le condizioni con le quali si presenta il relitto di un'imbarcazione romana che risale al III secolo a.C., che è stato scoperto nel 2000, per verificare appunto le condizioni di conservazione del relitto adagiato sul fondale marino. Nel tratto che si adagia nella zona convenzionalmente denominata Grado 6, invece sono state eseguite delle ulteriori ricerche, dalle quali sono stati recuperati dei frammenti di anfora risalente appunto al periodo antico. Impressionante la quantità e la qualità dei reperti che sono stati restituiti dal fondale marino. Si sono stati individuati alcuni manufatti, oggetti diciamo, che l'uomo ha realizzato con le sue mani e particolarmente argilla cotta. In questo caso è stata trovata questa tipologia anforica molto interessante, al nome scientifico di Dressel 2.4 di Kos, perché la prima produzione è stata attestata nell'isola di Kos, nella parte orientale delle isole greche, in area Egea. Ci siamo poi concentrati in un'area a mare, di fronte alla cittadina di Grado, dove proprio gli stessi carabinieri di Grado, quelli dell'unità navale, avevano raccolto delle segnalazioni, alcune le avevano fatte se stesse, di un nucleo di reperti. Sono stati così raccolti una serie di reperti, qui ne abbiamo selezionati alcuni più parlanti da mostrarvi, che consistono ad esempio sempre in un'anfora, quindi sempre un contenitore a trasporto, sempre da vino, e poi questo interessantissimo nucleo che è di una cronologia completamente diversa. Queste due anfore sono di produzione Egea, si chiamano Late Roman, quindi periodo tardo della romanità, siamo V-VI secolo dopo Cristo, quindi diciamo che tra queste due anfore ci sono oltre 400 anni di distanza.